Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di One Punch Rotture 2.0. Scusate per il ritardo, ma come avevo già detto, appunto, quando non so cosa portare, purtroppo non. Anche che, appunto, è stata una giornata difficile. Quindi, ora che appunto è finito anche Fire Force, adesso sto più a posto, diciamo. Sono molto, molto meno impegnato. Cioè, l'ho visto tutto e sto completamente a posto. Quindi tutto tornerà un pochettino più come prima, a parte quando, appunto, ho già detto, quando non so cosa caricare. Quindi, dato che purtroppo non ho fatto novità su niente, che sto giocando anche peraltro Bleach da poco che fa, sembra un buon gioco perché sto ottenendo molte cose, diciamo un aggiornamento occasionale su tutto quello che possiamo. Non entro sul gioco perché lo dico soltanto, so, di Smash Legends sto parlando. Smash Legends continuerò a giocarci perché, vabbè, alla fine diciamo che ci sta. Ho ottenuto tutti i personaggi che potevo per ora e mi sono accorto che, appunto, l'unico personaggio che non è arrivato a 500 medaglie è Ottavia. Ora io non so se avete tempo di farla, se che, però vabbè, devo fare un'ultima cosa e fare altre cose che riguardano sempre quello che faccio, siamo il mio lavoro. E quindi un po' di tempo, cioè, mi manca sempre. Devo giocare ancora a Naruto, devo finirlo, e quindi non sarà troppo facile per quello che è. Cercherò di trovare il tempo di giocare a Bleach e altri loro per portare, insomma, qualcosa sul canale in sé. Allora, diciamo che, appunto, continuo a giocare Smash Legends e l'aggiornamento sarebbe il prossimo passo di un personaggio che dico come si chiama perché non sapevo se potrebbe essere analizzato. Dal nome fa capire che è Riccioli d'Oro, versione rock, insomma, cosa di trash per la storia. Questo sembra che il gioco sia in sé. Poi magari, ma solo quando li ottengo di più, ve li farò vedere. Sa più là perché sa, non sarà mai un gioco che porterò troppo sul canale insieme. Quindi, detto questo, torniamo a One Punch, che, appunto, non ho nulla da far vedere, stessa cosa su Bleach Immortal, e quindi siamo qui per fare oggi di nuovo la torre dei robot. Facciamola giusto un altro po' salire, ora non so quanto sia il limite. Fammi rileggere qui per vedere cosa diceva, no? Dove? No, non è qui. Oddio, dov'era? Dov'era? Dov'era questo tutorial? Mi mettiamo assieme ai nuovi robot anche, punto, quindi. Parte. Sto dando molta fortuna, sto facendo salire Massinoman qui. Ne ho trovati altri due con il suo colpo, quindi sono contento. È già arrivato a Epico. Ho bisogno di altri due Massinoman per farlo arrivare a Epico Plus. Ciao. Non mi ricordo se avevo già detto che il mio boss è arrivato a bianco, quindi mitico, eccolo qui. Ok, possiamo iniziarlo, vai, col talento. Ed è arrivato a 546.000 d'attacco, non male. Perché abbiamo lui, Citeo, 698.000, Bang, 792.000 e Tornado, 1.000.000 e 18. Proprio distrutti con tutta la potenza che ho pensato di questi, eh. Comunque, non posso permettermi di evocare sui robot con i bot. Con 1500, che nemmeno ne ho più ora. Ho 300 per una singola, quindi purtroppo dobbiamo cercare di ottenere qualcosa qui. Vai! E cominciamo subito. Ah, a proposito, vero. Non mi ricordo se ve l'avevo già detto in un video. Non mi ricordo molto bene, forse anche no. Ma la cosa più importante è che sto gioco sono salito, appunto, di grado VIP, quindi adesso sono 10 10 sono 10, insomma, fammi, sono a VIP 10, quindi ora ho trovato nuovi privilegi importanti come saltare alcune cose, velocizzare. Ora vedremo, vediamo un po' infatti cosa è sbloccato qui. Però ok, la solita cosa del boss che si divide in due, sfidiamo quello da solo singolo. Con questi due? Boh, ci provo, non si sa mai, in fondo non si sa.
quanto l'hanno potenziato l'ultima volta, quindi andiamo a vedere cosa faranno. Cioè, ecco qui, come vedete, è per 4 la velocità. Distrutto. Ok, non mi piace per niente cosa sta succedendo qui a quanto pare. Il gioco, come avevo già detto, ha cambiato in veste grafica, quindi è diverso anche qui. E purtroppo sembrano molto forti, attenzione, 221. Non mi piacciono. Io credo purtroppo che ormai la nostra avventura finisce qui su questo torre, 100. Se piace dirlo. O no? Momento. Ok, per qua. Ora che mi ricordo. Ah, scusate, possiamo saltare le battaglie, vai. Che in fondo le avevamo già fatte. Queste, quindi. A quanto pare, quindi sono molto più forti di quanto mi aspettavo. Perché noi eravamo arrivati, ragazzi, l'ultima volta al 70. Quindi ho l'obiettivo di nuovo swippare tutto qui quello che abbiamo. Distruggerli totalmente di nuovo. E tornare dove eravamo, vai. Ma il bello di questa modalità anche rispetto a quel gioco inutile di One Punch Man, The Wrongest, come lo chiamo io, The Wrongest. Quindi il più sbagliato, eh. Ma ricomincerete, come vedete siamo rimasti qui da un bel po'. E siamo rimasti qui con un certo di fine. In più, come potete notare qui, sta salendo il nostro coso, il nostro accumulazione, se vedete, che finisce appunto fra 10 ore, quindi se no ci sbrighiamo magari andiamo un pochettino più avanti, che mi ricorda molto The Wrongest, che c'è una modalità simile che salivi e, insomma, quando finivi, tornavi. Era orribile perché ti faceva tornare un sacco indietro. Oddio, scusate, mi si è bloccato qui. Siamo già arrivati, ok, vabbè. Alle battaglie che non posso saltare purtroppo. Che credo, dico credo, vediamo. Siamo già arrivati a delle battaglie che non avevamo già fatto. Ormai distruggo completamente, come vedete, perché non basta loro forse. No, purtroppo no, non mi sembra. Credo che purtroppo ci vorrebbe un VIP più avanti per saltare ancora qui. Ma siamo avvicinati di più. Ora con per 4 ci sbrigheremo un bel po'. Quindi vai e vi lascio le battaglie. Sto provando anche i nostri nuovi robot, bot, che non avevamo ancora visto. Come vedete, Tornado non lascia mai scampo. Mamma mia, che danni, mamma mia, ragazzi. Ok, primo premio ottenuto.
Non riesco a vedere dove è scritta quella cosa. Ah, eccolo qua. Purtroppo dobbiamo sbrigarci un po' di più per cercare di ottenere un nuovo record qui. Ovviamente questo posto sarà finibile, secondo me sarà completabile, ma chissà dov'è tutta la fine proprio. Avrà una fine, secondo me avrà. Scusate se lagga. Purtroppo non posso farvi vedere la nuova animazione di carte di evocazione, che è molto diversa, è cambiata. Scusatemi, fratello. Scusate, mio fratello, senza sentire.
Siamo arrivati all'80. Continuiamo allora verso il 100, magari. Allora, ho capito un paio di cose, ragazzi. Siamo arrivati al piano 101. E ho capito che questo pollino verde che appunto appare solo alcune volte. Credo appunto ogni 10 battaglie, quindi come ho già detto salva dal secondo posto salvataggio, quindi ecco qui. Che verrà salvato ogni volta che avremo un nuovo salvaggio. Quindi l'obiettivo magari adesso è arrivare al piano 110 e concludere tutto. Questo a me salverà veramente tanto avanti, sperando che ci riusciamo, certo. Aspetta, facciamo una cosa, facciamo una battaglia. E ora andiamo ad evocare perché ho preso il mio secondo premio anche. Sentiamo, far vedere, off screen, sì. Come vedete le battaglie stanno diventando molto più impegnative e difficili. Vediamo se possiamo fare un paio di cosette. No, proviamo a battere prima lui intanto. Oddio, ci riusciremo. Grande. Hanno la mossa, ci riescono di più. Battuto, perfetto. Ecco, ok. Reclutiamo un po' qualche roba. Vediamo un po'. Cassa grossa? No, 10 frammenti. Un'altra volta. Altri frammenti. Un'altra volta ne abbiamo tutti. Sempre frammenti, nient'altro. Vediamo un po'. Nulla. Aveva dato frammenti di robot ripetuti, probabilmente. Ma poi che scendono un po', però. Dobbiamo pensarci con alcuni bot. Dobbiamo arrivare al 40. E è finita. Vabbè. Andiamo avanti fino a 110. Oddio. Vediamo un po' quanto diventa di forti gli umani. Poi è tornato, li spazza via sempre in ogni caso. E ci riesce sempre. Qua abbiamo pure le vesti natalizie che sono vecchie di qualche anno. Ma che ottiene subito la mossa come nulla, non capisco come fa. E li distrugge proprio. Ok, altri bot, vediamo un po'. Oddio, sbaglio, uno è stato sconfitto. Ma non si stanno rimettendo vita, mi sa. Ok, ragazzi, questo posto è diventato sicuramente più difficile. Battuto. Sempre 221. Ma non è il livello il problema, sto gioco. Poi è tornato, li spazza proprio via. Dopo non riusciamo ad arrivare a 500. Se infatti sta sconfitti non mi piace la cosa. Probabilmente intende che quando si riavvierà torneranno, lo spero proprio. Cioè. Come vedete non stanno rimettendo più vita, quindi è un problema grave, socio. Però poi non vinceremo più.
dovremmo fare visto che non so come si ottengono questi esponenziali. A quel che 110 è un limite proprio che ci vuole seriamente. Ma che diamine. Non so cosa sta dicendo questo gioco, ma sembra impazzire. Ok. Ah, capisco perché finalmente devi scegliere bene, capisco tutto, ragazzi. Scegliamo questi. Quelli là ormai hanno perso proprio praticamente. Anche se stanno perdendo tutti, come vedete. Fogliono più mosse, come. Dai, ragazzi, dai, l'unione fa la forza, su. Su. Voglio un nuovo salvataggio e poi chiudiamo. Battuti. No, non vedo un nuovo salvataggio. Dopo dobbiamo fare un'altra battaglia. Con gli umani ci riusciamo di più tanto. Ma i bot stanno cedendo. Quando tempesta chiude uno nella roccia rimane lì. Ok, perfetto, eccoci qua. Questo è il salvataggio. Io così faccio sta battaglia tanto per. Ovviamente perderemo. E basta, perfetto, ragazzi, siamo arrivati qui. Ok, abbiamo vinto per miracolo, fatto. Bene. Anche se non ce la salverà, però almeno qualcosa. Battiamo pure i bot, dai, su. Siamo quelli con i bot. Bene, ti abbiamo salvato. Perfetto, ci siamo arrivati a livello 100. Dai, battetelo. Ok. Mamma che fortuna, ragazzi. Fede. Eccoci qui. Dai, 112, perfetto. Sta difficilissimo, non arriveremo top a 500, è impossibile. E basta, ragazzi. È stato bello finché è durato. Aspetta nulla. Niente, tutto qui finisce, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Direttamente domani, purtroppo. Spero che vi siete divertiti. Qui è tutto da Cristander. Ciao. Scusate, lag, attimo. Ah, ok. No. Possiamo fare ancora un altro reclutamento. Vai, vai. Decisamente. Sapere cosa troverai farei di più. Nulla, purtroppo non abbiamo ottenuto nulla. E vabbè. Ok. Siamo arrivati fino a qui e sono contento. Credo che ora cercherò di andare più avanti sulla storia perché li spazzerò via un bel po'. Magari domani direttamente. Vabbè. Noi ci vediamo direttamente domani e cercheremo di fare magari un po' la storia di sto gioco. Cioè, vippandola proprio velocemente. Tutti gli altri perché ma sono così forti che non avranno speranze. Ciao ragazzi, a domani.